Nel 21° giorno di giugno, a Willow Tree, in coincidenza con i festeggiamenti per San Venerio, si onora anche la Santa Mirkalla. Laddove in San Venerio si celebra l'ospitalità e l'armonia, in Santa Mirkalla i cuori innamorati trovano la benedizione del Signore. È il giorno del solstizio, da sempre consacrato alla passione, alla fertilità dei campi e all'abbondanza del raccolto. È il giorno in cui si celebrano i matrimoni. Gli abitanti del villaggio, tutti insieme, si adoperano nei preparativi della festa, solitamente guidati e vegliati dall'occhio vigile di Moira O'Rourke. La futura sposa viene portata al fiume insieme alle altre donne. Quelle più sagge la spogliano, la lavano e le donano consigli sulla vita nuziale che verrà, mentre le più giovani intrecciano ghirlande fiorite con cui agghindarla e accompagnarla all'altare. Lo sposo trascorre la giornata con gli uomini del villaggio, tra prove di forza, come il tiro alla fune tra scapoli da mogliati, e di coraggio, come quella di dichiararsi 3 volte a 3 diverse fanciulle, che lo rifiuteranno in amicizia verso la futura sposa. Lo attende poi la prova più temuta da tutti i futuri mariti, la benedizione degli antenati. Nessun uomo osa raccontare cosa accade oltre quella porta chiusa e quelle imposte serrate. Tutti tacciono il privato e misterioso segreto. Gli uomini ancora senza moglie possono affrontare una prova di valore e, se superata, chiedere la mano alla fanciulla desiderata con la promessa di unirsi l'anno successivo. È di buon auspicio, inoltre, rinnovare i voti nuziali nel giorno caro alla santa. Le coppie maritate, accompagnate dal compare e dalla comare, si scambiano reciproche promesse dinanzi alla statua di Mirkalla. In un catino posto ai piedi della santa, rompono quindi un uovo per simboleggiare l'eterna fertilità del loro amore. Solo dopo aver banchettato in allegria e aver giocato come fanciulletti, l'unione innanzi a Dio e al prete potrà essere celebrata. Poi si potrà danzare fino a tarda notte intorno ai fuochi propiziatori. Questo è ciò che prevede la festa, o almeno prevedeva 5 anni or sono. Oggi, nell'anno del Signore 1523, non si scambiano più promesse, non si celebrano unioni, non si lavano vergini al fiume, non nascono più bambini. L'ultimo matrimonio celebrato fu nel 1519 tra il patriarca borgomastro Adam Houghton e Diane Aronson. Oggi le celebrazioni liete sono divenute opera di pentimento e al calar della sera una processione attraversa il paese per invocare che la pietà dei santi discenda come un balsamo sulle anime dei peccatori. Anche se Sebastian Brentwood ha da poco ultimato un dipinto in onore alla santa, sull'altare di Mirkalla crescono le ragnatele come prova di una tradizione perduta, e i fuochi dell'amore hanno lasciato lo spazio alle candele che timidamente illuminano gli abitanti genuflessi in preghiera.